Vabbè, siete forestieri, ma i cartelli di vetro sono internazionali. Guardi, mi dia la patente, per favore. Ecco. Grazie a lei. Lei è il signor Verdirame Augusto di Brescia? Sì, è Verdirame. Io mi chiamo Necchi. Necchi? Allora questa non è la sua patente. Cosa dice? Mi faccia vedere. Guardi, guardi. Ma questo è un mistero. Aspetta, non l'avevi dimenticata a casa? Su, ricostruisci con calma, da qua. Ricostruisci? Io a Porta Prato mi sono accorto di non avere la patente. Sono tornato a casa. Ho clacsonato parecchio perché la mia moglie poverina dormiva. E poi gli ho detto di buttarmi il portafoglio. Ma buttato il portafoglio e... Oh, ma guardate, è un mistero davvero questo, eh. Ma scusa, di solito dove lo tieni il portafoglio? Dove lo tengo? Nella tasca posteriore dei pantaloni, come tutti. E i pantaloni, quando te li togli, dove li metti di solito? Dove li metto? Sulla seggiola, accanto al letto, come tutti. Appunto. Come il signor Verdirame Augusto, da Brescia. Cosa c'entra? Il signor Verdirame Augusto li metterà sulla seggiola, accanto al suo letto, a Brescia, a casa sua. Quando è a Brescia, sì. E quando è a Firenze, li mette sulla tua seggiola. Insomma, mi sembra tutto chiaro, no? Come sarebbe a dire, un capisco. Beh, vedi, signora guardia, scusi, lei avrà capito, si tratta di un caso delicato, molto comune, sì, ma uno delicato. Scambio, sì. Sì, sì, vista la situazione, chiudiamo un occhio. Non stia a preoccuparti, signor Becchi, per me la cosa è chiarita. Necchi! Io